sono veramente oggi fiero ed orgoglioso di questa bellissima giornata. Oggi per me è stato nuovamente Natale. Abbiamo regalato dei sorrisi a dei bambini che sono stati meno fortunati. Devo ringraziare tutte le attività commerciali che sono prodigate per realizzare tutto ciò. Dico semplicemente che è stata una giornata all'insegna della solidarietà, all'insegna, diciamo, del sorriso. Oggi abbiamo regalato gioia ai bambini, ho condiviso dei bei momenti. È stata una giornata molto lunga, ma è durata poco, secondo me. Se ne devono fare tante altre. Questa è una giornata che serve da esempio per tante persone della nostra città. Non serve solo la politica, servono anche molti cittadini, anche le aziende private che si possono mettere a disposizione per dei bambini, che spesso noi non integriamo, ma è giusto inserirli nel nostro contesto sociale. Dico semplicemente che devo dividere grazie sia al consigliere Tonia Pernice, al consigliere Iacono, che si sono prodigati nell'interesse comunque di dare sostegno a quella manifestazione. Dico pure un plauso va, sinceramente parlando, alla, sul mercato Giaconia e non solo, e attività come sia Fisce, altre aziende di Mazzà del Vallo, che comunque si sono spese tutto ciò per regalare veramente una giornata indimenticabile a questi bambini che oggi sognano. Noi l'abbiamo fatto attraverso uno spettacolo, attraverso delle attività ludico-recreative. Ringrazio l'associazione CESVOP che ha donato comunque dei regali a questi bambini. Lo faccio personalmente, dico semplicemente questo è un impegno morale e civile che ci siamo assunti ed è un impegno che noi ogni anno dobbiamo portare avanti. Questa è una bellissima iniziativa come tante altre che ne facciamo per il territorio. Noi ci siamo comunque per lavorare veramente per questi bambini, perché questi bambini meritano tanto, sono il futuro della nostra città. Oggi siamo chiamati in questa grandissima e bellissima giornata per la solidarietà. Ci troviamo al Boccone del Povero dove abbiamo pranzato insieme a tanti bambini che hanno più bisogno di altri. E siamo stati autori insieme al consigliere Foggia, Iacono e Tonia, qua insieme a noi, a rendere felici questi bambini. Abbiamo fatto una grande iniziativa, li abbiamo resi felici, oggi faremo pure uno spettacolo programmato e tutto. Siamo chiamati per queste cose e queste cose dobbiamo essere sempre presenti per aiutare gli altri. Si deve capire che noi dobbiamo essere a servizio di chi ha bisogno, oggi l'abbiamo sentito, lo sentiamo sempre e lo faremo sempre in qualsiasi momento, perché la politica si deve mettere sempre a disposizione dei cittadini. L'abbiamo sempre detto, l'ho sempre detto, lo penso e sarò sempre così fino alla fine. Abbiamo trovato oggi una sintesi e una sintonia tra noi tre consiglieri, si è programmato questa grandissima e bellissima giornata. Abbiamo reso felici tanti bambini e anche dobbiamo ringraziare tutti i nostri sponsor che sono stati vicini a noi, che sono tantissimi. Io sicuramente ho fatto la mia parte insieme a tantissimi amici, a tantissimi sponsor, sicuramente la collega ha fatto altrettanto, altrettanto ha fatto Foggia. Io voglio ringraziare i miei sponsor, la ditta Pipitone Ceramiche, che è la casa di Cocò, Ideal Casa, un'agenzia immobiliare, la ditta Triolo, materiale edile, Piazza Tre Valli, il consigliere Caruso con la sua ditta e la Iacono Servizi in rappresentanza della signora Guaiana Rosaria. Questi ci hanno permesso di dare un grosso contributo a livello economico e poter fare oggi questa grandissima giornata e bellissima. Siamo qui per regalare un sorriso a questi bambini che hanno poco e che meritano, come tutti gli altri, di avere un po' di gioia in famiglia. E io ho partecipato soprattutto come mamma, perché avendo i bambini capisco che è giusto regalare un sorriso a questi bambini. Io ho partecipato sia a livello politico ma soprattutto con la mia azienda, il Panificio Bono, e abbiamo così contribuito a questa giornata per aiutare un po' questi bambini, grazie ai miei colleghi e agli sponsor che ci hanno aiutato. Ringrazio tutti e sono contentissima di aver partecipato a questa manifestazione. Da mamma ne sono orgogliosa, aiutare bimbi è sempre una cosa positiva, sempre e comunque. A nome del Centro Studi Padre Gaspare Morello desidero ringraziare il consigliere Foggia che mi ha coinvolto in questa lodevole iniziativa di solidarietà. Ringrazio padre Fullone che ha messo a disposizione l'intero stabile del Boccone del Povero, compreso il teatro dove tra un po' ci sarà uno splendido spettacolo di cabaret, ma soprattutto è stato di notevole piacere partecipare al pranzo e all'intera giornata in cui i bambini si sono davvero divertiti e ci hanno fatto sentire veramente quello che è lo spirito natalizio, quello che questa iniziativa
voleva dare, voleva rappresentare per i bambini di questo luogo. Di questi eventi dovrebbero farsene anche più di una volta l'anno, perché sono eventi che riempiono non solo il cuore dei bambini che oggi hanno partecipato al pranzo che il consigliere e l'associazione Padre Gaspar Morello ha organizzato, ma anche il cuore dei cittadini mazzaresi che dovrebbero partecipare numerosi a queste attività. L'evento di oggi concluderà con il cabaret di Gandolfo, che allieterà il nostro pomeriggio, la nostra serata, e renderà possibile concludere con un bel divertimento con la giornata di oggi. Sono qui come rappresentante della Casa del Volontariato, che è una realtà aperta da qualche anno ormai a Mazara, una struttura confiscata alla mafia, in cui ci sono tantissime altre realtà associative, e siamo stati invitati anche oggi a partecipare a questa giornata solidale. Siamo stati contenti di partecipare. Abbiamo donato dei regali che la comunità mazzarese ha dato gratuitamente, ci ha concesso gratuitamente, e quindi siamo qui, appunto partecipiamo perché dove c'è la solidarietà, il volontariato, noi siamo presenti. Ciao a tutti, che devo dire, sono contento di questa bella serata a Mazara del Vallo organizzata da Francesco Foggia, e non solo da lui ma anche da altri consiglieri, una serata di solidarietà fatta qui per tanti ragazzi che magari stanno non bene come tutti, però è stata una bellissima serata, grazie al pubblico caloroso e grazie a chi continua a seguirmi. Ciao a tutti da Alessandro Gandolfo, ciao!